Duplicazione di un radiocomando rolling code V2 utilizzando un radiocomando SR48. Innanzitutto procedo con il misurare la frequenza del radiocomando originale. In questo caso vedo che la frequenza è 433. Potrei utilizzare pertanto anche un radiocomando SR4V. Per procedere alla duplicazione di questo radiocomando, tengo premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti 1 e 2 del radiocomando SR fino a che il LED inizia a lampeggiare. Quando inizia a lampeggiare posso togliere il dito dai due tasti e attendere il termine del lampeggio. A questo punto devo premere il tasto che voglio programmare del radiocomando SR. In questo caso desidero programmare il tasto 1 e premo il tasto 1. Vedete che il LED ora è rosso fisso, è in attesa del segnale dal radiocomando originale. Pertanto, essendo questo un SR48, mi posiziono su una parte laterale ad una distanza non superiore ad 1 cm con il radiocomando originale e premo il pulsante. Vedete che il LED è diventato blu e ora lampeggia. Ha già ricevuto il codice e lo ha già memorizzato. Ora premo il tasto 1 per la modalità di copia automatica, ossia un nuovo numero di serie. Il LED è diventato blu e poi fisso e poi ha ricominciato a lampeggiare. Ora vuole sapere a quale frequenza dovrà trasmettere il proprio segnale. Pertanto, se premo il tasto 1 emetterà a 433, mentre se premessi il tasto 2 a 868. Premo il tasto 1 e il radiocomando è codificato.